Che c'è? Che stai facendo? Prima di tutto non stai facendo i compiti, ma che stai facendo? Sto facendo un musical. Cioè? Faccio finta di cantare delle canzoni in playback. E perché dovrebbe essere divertente? Perché va di moda. Ah, aspetta, è quella cosa per cui continuo a prendere le insufficienze. Ma no, ma estate, non sto andando a scuola. Eh sì, sì, è proprio quella. Adesso ti devo mettere in punizione. Cioè? Mi devi insegnare ad utilizzare musicali. Musicali, sì. Oddio. Allora, per prima cosa, apri l'applicazione. Poi metti il registro video, poi scegli la musica, poi metti la velocità e inizi a ballare e cantare. Ok, allora, ci siamo. Come si accende il cellulare? Ok, poi devo andare qui. No, mamma, quello è Snapchat. Ma che bello questo effetto! Sembra un cane, sì, il cane dei vicini, quello che fa casino dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera. Ok, dai. Fatta. No, mamma, quello è Instagram. Questa Kylie Jenner deve sempre mettere in mostra il suo quoziente intellettivo. È una maga del marketing. Ora apri Musical.ly. Musical.ly è anche questione di stile. E tu vuoi essere la reginetta della scuola oppure il playboy che fa impazzire tutte quante le ragazzine? E sono tua madre? Ah già, vada per la reginetta della scuola. Allora, guarda questa qui, prova a prendere un po' di ispirazione. Ma tutti questi bambini si prenderanno un raffreddore! Mamma maestà! Sto stomati! Copriti! Ok. È anche questione di atteggiamento. Sii sicura di te stessa e fai delle facce un po'. Così? Cos'ha? Questa la chiamano. Non lo so. Hai capito? Ehi, figlia mia! Ho 41 anni, non 14. Sì, sei un po' vecchia, ma hai tutta la vita davanti per ottenere la corona. Te la tiro io in testa la corona se non vai a fare subito compiti! Ok, adesso passiamo al musical di vero. Se tu metti a rallenti la canzone, poi i tuoi movimenti saranno più veloci. Se invece metti veloci la canzone, poi i tuoi movimenti saranno più veloci. Se invece metti veloci, invece per me saranno più lenti. Io so che tu sei in transizione. Mamma, mi stai ascoltando? Ora passiamo ai movimenti. Allora, c'è questo. Poi c'è questo, poi c'è questo, poi c'è questo, hai capito, mamma? Ma certo che ho capito da subito. Per chi mi hai preso? Per tuo padre? Eccomi qua. Tesoro, se lo rompo, te ne compro un altro. Con i tuoi soldi. Ok, mamma, adesso scegli una musica. Mi raccomando, deve essere alla moda nuova, tipo Justin Bieber, che ne so, quelle robe lì. Sì, ho in mente una bellissima canzone, qualcosa dei miei tempi. Ecco qua, gli Iron Maiden. Ma no, mamma, quelle cose non piacciono ai bambini, non vanno di moda, mi dispiace. Ma tutti quanti mi stanno dicendo che sono fantastiche, che tutti quanti dovrebbero utilizzare delle canzoni vere, non quelle commerciali di oggi. Sta andando bene, no? E poi devi anche pensare a una descrizione del video, molto importante. Allora, cosa vuoi mettere? Potremmo usare Hey there, I'm using Musical.ly. Ok, senti, facciamo che non mettiamo la descrizione. E che cosa vuol dire Feature this, future this? Devi mettere un hashtag che metti se vuoi che ti mettano in evidenza il video. Ma tanto non andrà mai il tuo in evidenza. Iele, ma il mio Musical.ly è andato in evidenza. Sono forte, vero? Hai la madre giovane. È andata in evidenza mia madre, mio padre, mia sorella e il mio gatto. Chi rimane? Tu, cuscino! Io non so se in questo video si è sentito il rumore del ventilatore oppure la finestra aperta, però tengo tutto quanto acceso perché fa troppo caldo. Ciao a tutti, io sono Eleonora e questo era Genitori vs Figli con Musical.ly. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Musical.ly. Mi chiamo Eleonora Olivieri 2. I vostri genitori usano Musical.ly? Spero per voi di no. Seguitemi su tutti quanti i miei social, Instagram, Facebook, Musical.ly, Twitter. Questa era bellissima fanart della settimana e noi ci vediamo con un prossimo video mercoledì alle 11:30. Ciao!